È già possibile portare i giocattoli in buone condizioni, sia usati che nuovi, nei locali dell'InfoPoint della Proloco di Caltanissetta, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, per contribuire all'iniziativa di solidarietà organizzata da Rotaract Club di Caltanissetta e dalla locale Proloco. Già da anni collaboriamo con il Rotaract e proprio quest'anno abbiamo deciso insieme di fare una raccolta di giocattoli usati, ovviamente in buone condizioni, da donare poi a due associazioni che si occupano giornalmente anche di bambini, ovvero l'associazione Sant'Agata e la Caritas della Cattedrale. Quindi faremo quasi un mese di raccolta nei locali del punto informativo per poi, poco prima di Natale, probabilmente il giorno 22, faremo proprio la consegna di questi doni. Quest'idea nasce proprio dall'unione delle idee tra noi e la Proloco e il 22 consegneremo i giocattoli ai bambini con tanto di Babbo Natale, uno stuolo di elfi e renne, e proprio nel clima natalizio del dono, questo dono reciproco senza nessuna ambivalenza nel suo termine, cioè proprio riconducendolo a quello che è la sua etimologia stessa, il munus, quindi da lì comunità, coloro che prendono parte ai Munia, e noi invitiamo tutti quanti a prendere parte a questi Munia, perché noi doneremo loro questi giocattoli, è vero, ma in realtà riceveremo qualcosa di molto più grande di questo, che è la gratitudine di questi bambini, la loro felicità, il loro calore, ma soprattutto il loro sorriso. Per cui invitiamo tutti quanti a prendere parte in questa comunità, a prendere parte ai Munia, in modo da scaldarci vicendevolmente il cuore. Non si tratta dell'unica attività in questo periodo natalizio per il Club Nisseno, che è anche tra gli organizzatori del concerto di Natale in programma il 19 dicembre alle 21 nella parrocchia di San Pietro. Questa iniziativa per noi infatti si inserisce nel percorso dello Scrigno dei Sogni, che sono una serie di progetti che stiamo portando avanti per i bambini con l'associazione di Sant'Agata, e inoltre svolgeremo anche il concerto di Natale insieme al Rotary, sempre per finanziare questi progetti che saranno destinati in parte ai progetti per i bambini e in parte anche per dei progetti che riguardano i diversamente abili.